ringrazio, saluto con emozione questo pubblico così prezioso per molti aspetti, un pubblico emblematico, gentilito dalla presenza dell'ambasciatore, eccellenza l'ambasciatore, della signora console, di tanti colleghi che lavorano qui a Istanbul, che studiano o insegnano l'italiano. La mia gratitudine va al collega e amico Massimo Di Segni, che credo dimostri nella bellezza e nell'ospitalità di questo liceo italiano la qualità del suo lavoro, il modo in cui l'aneddoto che ci ha raccontato è stato in grado di valorizzare e direi innestare, per usare un verbo che mi sembra molto importante quando ci si occupa di studiare altre lingue e di misurarsi con altre culture, no, senza rinunciare alla propria, ma questo incrocio che vuole valorizzare i due lati che si incrociano nell'innesto, ha dimostrato la capacità di fare buon uso di quell'aneddoto, di quello stimolo della borsa di fatta maglia e della così ambizione vegana. Mi meraviglio dell'ambizione vegana già negli anni '80, direi un precursore, ma la mia gratitudine va anche ai colleghi della scuola Ibrim che ho incontrato questa mattina, mi chiamo per nome come li ho conosciuti, Don Zetti, Paulin, l'amico Giovanni Amadori che mi ha accompagnato. Ecco, vedere che esistono licei, scuole, cioè istituzioni culturali italiane al di fuori dell'Italia, una cosa che come rettore di un'università per stranieri, come si può immaginare, mi capita spesso, riempie, non voglio usare la parola orgoglio, ma riempie di fiducia nella possibilità che la nostra grande tradizione culturale sia ancora in grado di dire qualcosa nel mondo globalizzato, cioè che non esista un'unica cultura, un'unica civiltà, e neppure solo due, e neppure solo tre, ma che esista una molteplicità nella quale la nostra voce, quella storica e quella presente, abbiano ancora la capacità e la dignità di essere ascoltate e di avere uno spazio, e di ascoltare e di fare spazio. Il tema è un tema che ovviamente sollecita anche in me i più lontani e angosciosi ricordi di scuola. La penna rossa e, devo dire, la penna blu, la matita rossa e la matita blu, perché metafora per metafora non dobbiamo dimenticare che almeno quando andavo al liceo io gli errori segnati con la matita rossa erano errori perdonabili, erano quelli segnati in blu, in particolare dalla docente di latino e greco con doppia sottolineatura blu, che erano irreparabile, indicavano che c'era veramente, si era finiti in partibus infidelium, si stava dalla parte dei peccatori irreparabilmente, non si era più redimibili, no? Non ci si poteva più salvare, doppia sottolineatura blu. Allora io direi che la matita rossa, la penna rossa forse la possiamo conservare perché si notano. Magari eliminiamo quella blu perché non dobbiamo dire a nessuno mai che non si può salvare, no? Tutti ci possiamo salvare sempre. Avere a che fare con la valutazione vuol dire avere a che fare con la situazione, per me, se vale l'esperienza individuale, più difficile dell'esperienza di docente, perché gli esami, che sono una cosa diversa dalla valutazione o dalla certificazione, naturalmente, però appartengono ugualmente a quell'insieme concettuale. Gli esami configurano una situazione epistemologicamente molto strana, nella quale chi sa una cosa la chiede a qualcuno che probabilmente non la sa o la sa meno bene. Ecco, io ho sempre avvertito il disagio di questa situazione epistemologicamente strana, come quella di qualcuno che, avendo un vistoso orologio al polso, coprendolo, chieda l'ora a qualcuno che non abbia orologio. Naturalmente si tratta di trasformare questo rischio epistemologico in un'opportunità, perché poi l'esame ci serve quando siamo valutati e ci serve quando siamo valutatori per uno scambio, per misurare il differenziale, no? Non solo di sapere, ma di esperienza fatta, per mettere meglio a fuoco il lavoro che resta ancora da svolgere. D'altra parte,
valutare significa anche inevitabilmente frustrare. Frustrare significa dire è stata fatta una parte della strada che avremmo dovuto percorrere, ma resta ancora della strada da fare. Cioè dire non siamo onnipotenti, soprattutto con i bambini. Insegnare che l'onnipotenza è il rischio di Faust, no? Il desiderio di sapere tutto, il grande mito della modernità occidentale, no? Sapere tutto, che corrisponde a non sapere nulla, a non poter sopportare la frustrazione e ad essere pronti a vendere, come è noto, l'anima al diavolo. Per non vendere l'anima al diavolo dobbiamo accettare la frustrazione di non sapere tutto e la frustrazione che deriva dalla consapevolezza che non sapremo mai tutto, che resterà sempre una penna rossa che potrà intervenire a limitarci. D'altra parte Freud diceva che la civiltà è anche o prevalentemente repressione. Non deve essere solo repressione. Quando diventa solo repressione rischiamo di perdere le grandi spinte della condizione umana, o possiamo dire le grandi spinte anche che vengono dagli istinti, la fame, l'eros, no. Però la civiltà è, in quanto civilizzazione, capacità di usare la penna rossa non per sbarrare quello è il blu, no. Non per sbarrare, ma per instradare in un modo socialmente condivisibile che produca non solo successo, ma scambio, incontro, gratificazione, i percorsi individuali. Si tratta di poter fare questo, di poter reprimere e valorizzare. Ogni volta che una valutazione mi dice bravo perché hai fatto questo, ma anche hai un limite, devi accettare questo limite e devi superare la frustrazione di scoprire il tuo limite, io credo che da un punto di vista educativo stiamo facendo il nostro dovere, stiamo trovando quell'equilibrio forse al quale alludeva anche in precedenza l'ambasciatore quando parlava del rischio che deriva dal dire comunque va bene, non bocio nessuno, ma anche il rischio di dire va comunque male, non sei redimibile, non puoi essere salvato. Possiamo tutti essere salvati, ma possiamo tutti essere aiutati con la penna rossa adeguatamente usata a salvarci di più. Io devo parlare però del contributo che lo studio, o forse dovrei dire la frequentazione della letteratura, può dare alla conoscenza linguistica, allo studio di una lingua e alla conoscenza di una lingua. Ed è un tema più difficile, più problematico e direi più insidioso di quello che sembra in apparenza, perché sembra ovvio che la conoscenza della letteratura, lo studio dei testi letterari, la frequentazione dei testi letterari può essere un grande aiuto e deve essere un grande aiuto nello studio della lingua, ma in che modo è una grande questione. Insegnando da molto tempo in una università per stranieri, ho sempre, per esempio, ritenuto molto limitativo l'uso che qualche volta, soprattutto un tempo, veniva fatto della letteratura come tipologia testuale, alla pari di ogni altra tipologia testuale, utilizzata quindi in modo strumentale per insegnare la lingua. Il brano di grande autore usato come strumento per insegnare o per apprendere il congiuntivo. Il sonetto di Cecco Angiolieri, per citare un autore di Siena, se io fosse fuoco arderei lo mondo, se fossi acqua e la neve, che è una ottima occasione per studiare il periodo ipotetico. Mi ha sempre fatto questo uso della letteratura per insegnare la lingua la stessa sensazione che mi avrebbe fatto sentire le più sublimi arie di Mozart o di Verdi utilizzate per scaldare la voce, cioè usate come strumento di gorgheggio preparatorio. Ho sempre pensato che a volte si studia una lingua per poter leggere i suoi grandi autori e che non si dovrebbe studiare, non si dovrebbero leggere i grandi autori di quella lingua per impararla. È anche vero però che con il tempo mi sono andato sempre di più convincendo, al di là del fatto che questa modalità di uso della letteratura in senso stretto è
sempre meno presente, per fortuna, e l'uso della letteratura è diventato più problematico dell'insegnamento della lingua. Mi sono però andato, dicevo, convincendo che esista una possibile complicità, o di nuovo potrei dire un possibile innesto tra lo studio della lingua e lo studio della letteratura, anche facendo riferimento alla mia personale esperienza di lettore di testi letterari e di curioso di altre lingue. Ho avuto cioè la sensazione che l'assenza di testi letterari nel percorso di apprendimento linguistico sia un'assenza non paragonabile a quella di altre tipologie di testi. Cioè che il vuoto che i testi letterari lascerebbero ove non fossero usati, frequentati, praticati, sarebbe un vuoto in qualche modo irreparabile. E intendo testi letterari nel senso più estensivo possibile. Si può considerare in qualche modo testo letterario anche un felice slogan pubblicitario, cioè un testo che faccia un uso della lingua creativo, problematico, in cui c'è un lavoro o un gioco, una parola che credo dovrò riusare, sul linguaggio. Perché la mia sensazione è che le letterature in ogni lingua, in ogni sistema culturale dotato di lingua, le letterature siano il luogo nel quale meglio si abbia l'opportunità, la facoltà e l'opportunità, e perfino potremmo dire il privilegio, di incontrare l'anima delle lingue. Questa naturalmente che uso è una metafora, non penso che le lingue abbiano un'anima in senso stretto, però credo che le lingue, in quanto deposito collettivo di una invenzione che si svolge nel tempo e con contributi individuali impercettibili, ma che pura teoria ogni parlante produce, no? Questo immenso manufatto mobile che sono, credo che le lingue trovino poi nell'uso letterario il momento in cui l'invenzione, la creatività, anche la liberazione delle energie non solo comunicative, ma delle energie espressive, cioè anche la liberazione della lingua dal vincolo strettamente pratico di una comunicazione che intende ottenere un effetto immediato, che intende stabilire un contatto funzionale. In questa situazione le lingue possano sviluppare, abbiano nei fatti storicamente sempre sviluppato delle facoltà ulteriori, cioè abbiano liberato delle energie, abbiano civilizzato gli istinti, e che nel profondo delle lingue, quando noi leggiamo i testi letterari, incontriamo tutta la storia di un popolo, di un paese, tutta la storia di chi ha parlato quella lingua. Da un punto di vista tecnico si potrebbe dire che i testi letterari hanno il privilegio di valorizzare al massimo gli aspetti metalinguistici, cioè gli aspetti in cui una lingua, oltre che parlare del mondo, della realtà, di una condizione del soggetto che scrive o di soggetti che chi scrive inventa, nei casi soprattutto dei generi narrativi, credo, dico, che le lingue abbiano cioè la capacità di parlare di se stesse, di rivelare il proprio meccanismo profondo. E rivelando il proprio meccanismo profondo, rivelano anche il modo in cui chi ha usato quelle lingue, al vertice della sua capacità creativa, come Dante o Leopardi per l'Italia, vivono, pensano, sentono. In certi casi le scoperte possono essere anche sgradevoli. Noi sappiamo per esempio che la letteratura italiana è una letteratura molto più di altre fatta di parole e meno di parole cose. Sappiamo che la letteratura francese può contare su un codice linguistico largamente condiviso nel tempo da destinatari, cioè per esempio da una borghesia diffusa, colta, che tra 700 e 800 ha
letto i grandi romanzi scritti in francese, perché il francese è una lingua che si è precocemente affermata come lingua di comunicazione, di scambio culturale, ricca, condivisa, diffusa, mentre l'italiano nello stesso periodo è una lingua che sconta, subisce, patisce un po' il danno derivato da una frammentazione nazionale, anche linguistica, dal fatto che i nostri maggiori autori, non solo prima dell'unità ma ancora dopo, erano talvolta non italofoni o non italofoni in prima battuta. È una cosa che sorprende sempre molto gli studenti, ma Manzoni, ce lo confessa lui stesso nelle lettere che scrive in francese ai suoi amici francesi, non parlava solitamente in italiano. Quando in un salotto di Milano, non dico di Parigi, ma di Milano, venivano ricevuti amici, come succedeva, intellettuali di vari paesi d'Europa, la lingua comunicativa condivisa, la lingua veicolare, era il francese. E Manzoni scrive in lettere famose: magari io potessi scrivere il mio romanzo in francese, non avrei nessuna difficoltà, è la lingua della quale io normalmente scrivo, parlo negli scambi corti. Quando invece in questo salotto ideale milanese si fossero trovati solo tra milanesi, le cose erano altrettanto semplici, perché avrebbero parlato, dice Manzoni, menelino, il dialetto o la lingua di Milano. Il vero problema, ci racconta, interveniva quando nel salotto, sempre, si riunivano vari intellettuali soltanto di regioni italiane, ma non tutti di Milano. Non essendoci francesi o comunque ospiti di altri paesi, ma solo italiani, del nord, del centro, del sud, visto che eravamo in un periodo risorgimentale, sarebbe sembrato assurdo, per ragioni politiche, parlare francese. È impossibile parlare milanese, perché gli altri italiani non milanesi non avrebbero capito. E allora ci dice Manzoni, e per me la lettura la prima volta di questa lettera è stata stupefacente, perché stiamo parlando dell'autore di quello che giustamente consideriamo il romanzo più importante della nostra letteratura. Ecco, allora dice Manzoni, scende il gelo nella sala. Tutti parliamo meno, impacciati, goffi. Spesso siamo costretti a dire come diciamo a Milano o come diciamo a Napoli, come diciamo a Venezia, e magari mettere lì una parola in francese che ci aiuta. Cioè la situazione, noi capiamo, è quella che si verifica quando, usando una lingua veicolare, i parlanti la conoscono così e così, diciamo di uno, forse. E allora, dice Manzoni, questa è la situazione, pensate, nella quale io devo scrivere questo romanzo. Magari ci aiuta meno a capire che Manzoni allora non è stato pigro a scrivere un romanzo e a dire anche che era troppo nella vita di una persona un romanzo, laddove Balzac ne ha scritti un centinaio, in francese, no? Un centinaio. Ma si è dovuto scontrare con difficoltà della nostra tradizione culturale. Ecco, torno allora al tema. Studiare testi della nostra letteratura vuol dire incontrare questo tratto specifico della storia italiana, quello che ha fatto della lingua italiana, come nei testi letterari fino a pochi decenni fa si doveva considerare l'unico italiano accettabile, una lingua poco parlata al di fuori della Toscana e perfino poco capita al di fuori della Toscana. I dati raccolti da De Mauro della storia linguistica della Storia Unita sono stati considerati poi da altri studiosi pessimistici, ma parlano di una percentuale minima, 2, 3, 5% di italofoni al di fuori della Toscana. Cioè, studiare la letteratura italiana, leggere i testi della letteratura italiana, vuol dire incontrare una lingua molto lontana quindi dall'uso di oggi, ma una lingua che a lungo è stata considerata il deposito di una identità nazionale, molto di più di quanto lo potesse essere la lingua parlata. Cioè significa incontrare il destino storico, politico dell'Italia, la tarda unificazione politica.
E credo che oggi significhi, questa è una cosa nuova, anche incontrare, leggendo i nostri testi letterari, un conflitto tra ciò che continuiamo a chiamare italiano, quello di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, o ancora di Machiavelli, e perfino per certi aspetti di Manzoni, almeno non nelle parti dialogate dei Promessi Sposi, che sono molto più vivaci e immediate, e che molti docenti di italiano continuano a credere nella scuola italiana, forse anche fuori d'Italia, che sia un italiano in grande continuità con l'italiano di oggi. E invece un altro italiano, o un neo-italiano, che è quello che oggi parliamo e che nel giro di pochi decenni si è fortemente allontanato, come non era successo prima per secoli, dall'italiano letterario. È per questo che i docenti della scuola che hanno la mia età dicono: gli studenti non capiscono più il Decameron di Boccaccio, non capiscono niente del Decameron di Boccaccio, non capiscono il Principe di Machiavelli, leggono, dicono, come una lingua straniera. Quell'italiano è diventato per loro una lingua straniera. Io credo che ci accada, in questo senso, quello che succedeva a Dante quando, parlando del latino, lo chiamava la lingua nostra, non avendo ancora del tutto chiara la percezione della discontinuità intervenuta, non essendo convinto che l'italiano e gli altri volgari fossero delle varianti familiari o domestiche o colloquiali della lingua grammaticata, che era il latino. Io temo che noi si abbia oggi la stessa percezione, lo stesso inganno visivo. Esistono due italiani. Misurarsi con la letteratura vuol dire fare i conti con questi due italiani, non rinunciando, io credo, a buttarne uno, perché se buttiamo l'italiano letterario per studiare solo l'italiano parlato, l'italiano dell'uso o l'italiano globalizzato, noi rischiamo di buttare via l'anima della nostra lingua, che resta, almeno per ora, prevalentemente depositata nei testi con una maggiore consapevolezza linguistica, con una maggiore ricerca formale, con una maggiore creatività e inventività. Esiste cioè nelle lingue una profondità storica che è molto concreta, che deriva dal tempo, dalla ricchezza e dalla profondità del tempo in cui queste lingue sono state usate. Credo che tutti i docenti di italiano che sono in quest'aula conoscano uno dei saggi critici emblematici della nostra tradizione nazionale, cioè l'esercizio di lettura che Gianfranco Contini ha dedicato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi ormai molto tempo fa, a forse il sonetto più famoso di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare, no, la donna mia quando era lui saluta. Già allora, già 70 anni fa, Contini ha potuto dimostrare come ognuna delle parole usate da Dante fosse ancora viva nell'italiano parlato, e lo è tuttora: gentile, onesta, donna, pare, saluta, ma come nessuna di quelle parole avesse conservato il suo significato. Questo vuol dire che si deve fare molta attenzione, perché la forza dell'uso letterario rischia poi di essere anche il suo punto debole. Noi sappiamo che delle parole usate dai contemporanei di Dante sopravvive nell'italiano moderno una percentuale molto bassa, il 20-30%. Ma quando quelle parole sono state usate da Dante, in particolare nella Commedia, l'indice di sopravvivenza è raddoppiato o anche triplicato, sopravvive il 70%, perfino l'80% se allarghiamo lo sguardo a un lessico non strettamente d'uso comune. Cioè che aver Dante usato una parola ha impresso a quella parola una specie di sigillo di durata e di autorevolezza. Questo però è anche il rischio nel quale ci imbattiamo qualora si legga un testo di Dante con una pretesa di innocenza linguistica. Ed ecco probabilmente l'aspetto che ho più a cuore. Studiare una lingua deve significare misurarsi con i testi della sua letteratura.
io non voglio studiare l'inglese senza leggere Shakespeare o John Donne. Io non voglio studiare il francese senza leggere Baudelaire o Balzac, o il tedesco senza leggere Goethe o Trakl. Però, senza dubbio, bisogna, nell'italiano in particolare, fare attenzione non solo a un fisiologico invecchiamento, ma a un salto profondo di paradigma mascherato dalla persistenza della nostra lingua nei secoli. Proprio il fatto che l'italiano sia rimasto sostanzialmente stabile per moltissimi secoli, grazie anche alla scarsa usura dell'uso condiviso, rende più insidiosa la frequentazione dei nostri testi letterari. E lo studente, anche italiano, ma a maggior ragione non italiano, che legga oggi il sonetto di Dante, rischia di capire che quell'inizio significhi tanto gentile e tanto onesta, pare, ma non è, la mia fidanzata, la donna mia, quando mi dice ciao, quando saluta. Cioè, non fa la piega, e sostanzialmente il testo di Dante dice questo, tranne che c'è questo rischio di perdita, no? Del significato autentico delle parole. Non solo perché gentile e onesta sono due latinismi tecnici dello stinovismo, che vuol dire, per così dire, nobile fuori, onesta e nobile dentro, gentile, sono parole tecniche, ma perché donna non vuol dire ovviamente fidanzata, ma vuol dire domina, padrona. E può essere interessante sorprendere gli studenti in un caso simile dicendo che esisteva il maschile di donna fino a non molto tempo fa, cioè donna, non solo in Dante, ma fino a Tasso e anche oltre, per indicare padrone, guida, signore, cioè essere umano dotato di autorevolezza e non semplicemente essere umano di sesso femminile. Tant'è che Dante poteva dire tutte sono femmine, solo qualcuno è donna, come avrebbe potuto dire tutti sono maschi, solo qualcuno è donno, mentre da sola la frase riferita al femminile rischia di sembrare, come anche in parte è, solo una orribile battuta sessista. Dante intendeva dire non tutte le donne, non tutte le femmine sono donne, come non tutti i maschi sono donne. Per essere donno o donna si deve avere un'autorevolezza speciale. E infine c'è soprattutto, e questa credo che sia una crux, no? un tormento di chiunque abbia a che fare con la lingua, non solo letteraria, il verbo saltare, che non può essere tradotto, perché in qualche modo non può essere più capito, perché dietro l'uso di quel verbo esiste una civiltà in cui la sensibilità religiosa abita, anima ogni gesto della vita anche comune e quotidiana, che si è perduta. Beatrice non diceva certamente ciao a Dante quando lo incontrava, ma gli diceva con ogni probabilità qualcosa del genere: Dominus vobiscum, Dio sia con te. No. Dante avrà risposto con il tuo spirito. Salutare voleva dire salutami, dare, cioè consegnare o augurare, ma di più ancora consegnare la salvezza eterna, la salute dell'anima. Il gesto di saluto era un augurio e una consegna della salvezza. Noi non possiamo tradurre la parola in nessun modo, perché non abbiamo più la cosa, e per tradurre una parola ci vuole la cosa. Noi non abbiamo più la cosa, almeno alla latitudine dell'Italia. Un concetto del genere, se vive in un paese in cui la religiosità è profondamente sentita, più di quanto accada a uno studente italiano, il quale sarà portato a semplificare il salutare di Dante e di Beatrice, mentre uno studente straniero potrebbe, se viene da una civiltà, da una cultura in cui la religione ha ancora uno spazio molto forte, il riferimento al divino permea anche i gesti quotidiani del saluto, le fasi del giorno, i pasti, potrà in questo caso capire meglio. Però vengo alla seconda e ultima parte conclusiva del mio intervento sul rapporto tra letteratura e lingua nella prospettiva della valutazione, non voglio dimenticare. Che cosa valutiamo, mi chiedo,
a che cosa serve valutare, cioè per quello che riguarda la letteratura, perché si studia la letteratura, perché ha senso, se ha senso, leggere ancora testi letterari. In assenza di questa domanda, io credo che non si possa valutare. Cioè, si può valutare la conoscenza linguistica, nel caso la conoscenza dell'italiano, relativamente ai testi letterari, se sappiamo qual è la ragione per cui ha senso leggere testi letterari. No, è stato proprio l'amico Jim Purpura, in un intervento per me illuminante, tenuto a Siena poco tempo fa, a parlare della valutazione come esercizio in cui in genere il rischio è che l'unica cosa che si valuta con certezza è la capacità di superare il test di valutazione. Un po' come nel crash test delle macchine, si valuta la capacità di una macchina di resistere a un palo che arriva a una certa altezza con violenza. Poi se la macchina sia sicura è un'altra cosa. Resiste a quel palo. Lo studente può superare il test, ma al di fuori dell'ambiente specifico del test. Stiamo misurando la sua capacità di cavarsela in una situazione di conflitto o in una situazione di incontro amichevole o... Ecco, la mia domanda è: come se la cava davanti a un testo letterario? A Dante o a Calvino o a Gadda? Come se la cava di fronte a una poesia o a un romanzo? E per sapere questo dobbiamo sapere perché leggiamo testi letterari. In particolare perché li leggiamo in una lingua come l'italiano che costringe, se vogliamo frequentarne la letteratura, a un doppio sguardo. La conoscenza dell'italiano di oggi che è la base per avvicinarsi ai suoi testi antichi, ma poi la conoscenza dell'italiano specifico della letteratura, quasi tutta. Perché già Pirandello, 100 anni fa, usava una lingua incomprensibile a chi non si sia misurato affatto con i testi letterari, con il codice letterario. Cioè, chiediamo un grande sforzo, ne vale la pena? Ecco, nella scuola italiana e nel senso comune prevalente non solo in Italia, la scuola, e quindi anche lo studio della letteratura, è stato fortemente finalizzato alla formazione del lavoratore. Studiamo una lingua per avere delle chance di lavoro in più. E leggiamo testi letterari perché dovrebbero o potrebbero consegnarci competenze, una parola molto importante ma da trattare con prudenza, utili nella vita al di fuori di quella esperienza. Io credo che questo sia importante, che troppo spesso la scuola, la formazione, lo studio si sono dimenticati che esiste il mondo del lavoro, che è il mondo poi reale di cui faremo esperienza dopo. Però non bisogna cadere nell'errore opposto e subordinare l'esperienza dello studio, e in particolare di quella parte dello studio che ha a che fare con le scienze umane e la letteratura più che mai, alla pura finalità, alla pura strumentalità lavorativa. Perché lo studio della letteratura ha avuto in Italia, mi chiedo con voi, un'importanza così grande dopo l'unità? Perché i primi ministri della pubblica istruzione, tra i quali c'è stato Francesco De Sanctis, il più grande critico letterario della nostra tradizione, perché hanno deciso che la letteratura dovesse avere il maggior numero di ore nel curriculum scolastico, praticamente di tutti gli ordini di scuola e senz'altro nei licei? Che cosa chiedevano alla letteratura? Noi lo sappiamo, possiamo leggere i loro testi, lo hanno spiegato. Chiedevano alla letteratura di fare l'italiano, chiedevano alla letteratura di fare il cittadino. Pensavano che la scuola dovesse preparare il cittadino, non il lavoratore. Pensavano che il lavoratore sarebbe stato possibile farlo solo sulla base di un cittadino solido. Io non credo che questo progetto sia un progetto invecchiato. Se non abbiamo cittadini non potremo avere lavoratori. Avere lavoratori che non siano cittadini non conviene a nessuno. Allora, una prima risposta potrebbe essere questa: non studiamo la letteratura perché ci aiuterà nel lavoro, ma studiamo la letteratura perché ci
permetterà di diventare meglio cittadini, cioè di essere in grado di problematizzare la lingua che parliamo, il modo in cui ragioniamo, il rapporto con la realtà. Una seconda ragione è che la letteratura è stata per moltissimi secoli, cioè sostanzialmente fino alla modernità, una immagine della totalità del sapere, cioè si chiamava letteratura tutto ciò che aveva a che fare col sapere, con la cultura, inclusa l'astronomia, la matematica, l'anatomia. La separazione avviene dopo l'illuminismo ed è definitivamente consacrata dal positivismo alla metà dell'Ottocento. Fino a quel momento la letteratura è tutto. Galileo, cioè uno dei fondatori della scienza moderna, fa parte dei programmi di letteratura e lo stile di Galileo è considerato da molti il più bello del Seicento italiano. Machiavelli, uno degli inventori, dei fondatori del pensiero politico moderno, è uno dei grandi autori del canone letterario italiano. Cioè la letteratura è stata per moltissimi secoli un'immagine della unità del sapere. Oggi può essere un'immagine della nostalgia di questa unità, ma io credo che questa nostalgia dobbiamo averla. Noi credo che abbiamo il diritto di chiedere al medico che ci cura di essere innanzitutto un umano intero, e abbiamo il diritto di chiedere al nostro docente di matematica di sapere perché ci insegna certi teoremi, o abbiamo il diritto di chiedere ai fisici di sapere perché stanno studiando una formula o inventando un acceleratore di particelle. Cioè l'unità del sapere sì è perduta, ma l'aspirazione a reintegrarla in qualche modo io credo che sia un dovere ed è tutt'uno con la possibilità di essere cittadini, cioè non solo specialisti ciascuno di qualcosa, ma anche tutti insieme cittadini. E poi c'è un'ultima questione, ed è il fatto che la letteratura valorizza nella lingua tutti gli aspetti che hanno a che fare con il simbolico, con il simbolico. Cioè è un oggi, in particolare oggi, un grande rimedio o un grande risarcimento all'impoverimento, al depauperamento di esperienza, di simbolico, che facciamo tutti, perché nei nostri smartphone abbiamo un azzeramento del simbolico che io trovo inquietante. Abbiamo le icone come se fossimo incapaci di leggere, e il più possibile il mondo digitale si muove attraverso una virtualizzazione della realtà. Si semplifica il lavoro ai ragazzi e a noi simulando la realtà nel mondo virtuale. Il rischio in questo modo è che le esperienze che facciamo siano esperienze del mondo reale, che però ci fa sempre più paura perché non lo sappiamo più gestire. Senza il simbolico, il reale è spaventoso. È quello di cui parla Lucrezio nel Verero Natura, è il mondo primordiale, o Vico nella Scienza Nuova, è il mondo primordiale dei terrori ancestrali. Ci fa paura il reale. Non ci meraviglia che i ragazzi patiscano sempre più di quel fenomeno, no? La sociopatia, chiudersi nella loro stanza, non voler uscire, stare solo su internet, perché la realtà fa paura senza il simbolico. O l'alternativa è il virtuale, che è un qualcosa che ha l'aspetto del reale senza esserlo. Però noi sappiamo, e lo sappiamo da tante discipline che convergono nel dircelo, che le nostre emozioni e i nostri pensieri senza il simbolico non sono gestibili. Si potrebbe dire anche più radicalmente che senza simbolico non possiamo pensare, perché siamo privi di concetti, privi di collegamenti. Abbiamo neuroni ma non sinapsi, e i neuroni possono rimanere giustapposti, così come i discorsi di uno spot pubblicitario, no? In cui il montaggio giustappone frammenti, ma ciò che poi è indispensabile per il pensiero è la sintassi, che può anche essere naturalmente ipotattica, ma che vale anche in una struttura paratattica e non ipotattica,
se io sono in grado di stabilire i collegamenti tra le parti giustapposte, i collegamenti che mancano. Ecco, la letteratura in questo senso è una delle ultime forme, non è l'unica, ma è una delle ultime forme in cui si fanno i conti in modo radicale con il simbolico, cioè con i processi di mediazione intellettuale. Il fatto che la lingua, l'alfanumerico unisequenziale, il fatto che le lettere e i numeri vanno in un ordine soltanto, e non sono compresenti come la realtà, no? Quello che io vedo in questo momento è la mescolanza di tante cose, ho innumerevoli stimoli, ma quando leggo un racconto io devo seguire un rigo, seguire dei microsegnetti sulla pagina, nessuno dei quali ha alcun rapporto con la realtà di cui sta parlando, o pochissimi rapporti. È chiaro che se un gatto miagola qualche rapporto c'è, ma se un gatto si chiama gatto o cat, non ha, o sha, non ha nessun rapporto con la realtà del gatto. Cioè quei segnetti e i suoni che quei segnetti possono muovere nel mio foro interiore, nel mio mondo interno, sono puramente simbolici, devono attivare un processo complesso di mediazione intellettuale. Allora, credo che le ragioni per cui continuiamo a frequentare la letteratura, non solo a studiarla, a frequentarla, io mi auguro che in molti la frequentino e non troppi la studino, sono due cose diverse, perché ci aiuta a diventare cittadini, perché ci aiuta ad avere nostalgia di una unità del sapere e dello sguardo sul mondo, e anche perché ci aiuta a diventare meglio persone, persone. E gli esseri umani come persone sono coloro che hanno, lungo molti millenni, faticosamente imparato a gestire gli istinti e il rapporto con la realtà attraverso processi di mediazione, cioè attraverso il simbolico. Hanno imparato il corteggiamento, hanno imparato il galateo a tavola, hanno imparato a fare le cose della realtà in un modo civilizzato, formalizzato, pieno di simboli. Allora studiare la letteratura che si è scritta in una lingua vuol dire ancora incontrare questo universo e incontrare il bisogno che ciascun lettore o ciascun apprendente attribuisca significato alle cose. I testi letterari non hanno valore, possono avere valore o significato se siamo in grado di decifrare il loro valore simbolico. Le parole che usa Dante nella Commedia non sono in sé diverse da quelle che si usano nella situazione più triviale o comune, ma c'è qualcosa che possiamo ancora proteggere in noi di cui quelle parole parlano. E io credo che sia il bisogno di significato. Bisogno di significato. Non so se si può valutare questo, ma io credo che l'aspirazione, quando si valuta la competenza linguistica, a valutare anche questo, sia un'aspirazione legittima. Io spero di non aver usato la matita blu, mi piacerebbe invece aver usato un po' di matita rossa per portare un contributo problematico a questo pubblico così attento e così ospitale. Grazie.